benvenuti in questo nuovo video di Mamma Vita, eh? Figlio Io sono Mamma Vita e tu sei? Figlio Quindi Gabri! mi raccomando, amici, iscrivetevi al canale e lasciate Tanti like! tanti pollicioni in su. Pollicioni. Ma cosa hai in mano, figlio Gabri? Tre Tre zucche. zucche. L'altra non si vede perché è nascosta. Amici, questo è un nuovo video di Halloween, quindi cosa faremo oggi? Scopriamolo un po'. Prova, aprilo tu. Piano piano perché si può rompere. Ma che bella maglietta che hai, figlio Gabri. La Cosa tempera. sono? Dei colori questi? Sì, è la Oh, tempera. qui cosa abbiamo? Abbiamo. Cosa abbiamo? Piano perché si può È uscito rompere. Un da pennello, quindi amici, un pennello. solo. È Aspetta, pure uscito da indizio. solo. Abbiamo dei colori e un pennello. Quindi secondo voi, amici, cosa facciamo? Cosa facciamo? Dipingeremo. Prendi. Non fa fregare, cavolo. Dipingeremo queste tre zucche spaventose. Ma mi sa che alla fine queste zucche si illumineranno, quindi ci sarà una bellissima sorpresa. Siamo pronti a dipingere queste tre zucche? Allora, abbiamo preso, aspetta, facciamo vedere per bene come sono spaventose queste zucche. Allora, la prima somiglia a te, la seconda somiglia a me. E la terza somiglia a papà Francesco, è vero? Ha la bocca di papà Francesco, guarda un po', quella più grande. Io sono questo. Allora, dipingiamo queste bellissime zucche. Da che colore dobbiamo iniziare secondo te? Abbiamo qui l'acqua, questo possiamo toglierlo. Dall'arancione, sei sicuro? No. Sì, perché no? Però questo. E puoi colorarle come vuoi. Sì, lo so. Ok, allora aspetta che apro perché queste sono proprio Dure, dure, dure da come l'altro aprire. video. Come l'altro che abbiamo fatto l'altra volta. Vuol dire della stessa marca. Ecco, abbiamo uno. Allora aspetta, io direi di partire prima da questo. Una volta che finiamo questo, andiamo avanti con l'altro Sì. perché se no. Grazie. Allora, ecco qua. Uno. Abbiamo aperto. Uno. Quindi posizioniamo queste zucche qui sopra Sopra. e inizia a dipingere. Quindi partiamo, Ok. devi prima bagnare il pennello, figlio Gabri. Quindi iniziamo a dipingere. Arancione. Io direi di partire da sotto. Dove? Quindi è da questa, da qui. Quindi vai. Mi raccomando, perché l'arancione si deve vedere bene. Bravissimo. Voi amici, avete già preparato qualcosa di Halloween? Noi non vediamo l'ora. Cosa ci sarà poi a Halloween? No, Natale. cosa faremo ad Halloween? Una live Una live spaventosa. spaventosa. Ci sei? Ah, proprio così. Vai, vai, vai. Deve C'è, esci essere subito a colorare. colorato. Eh sì, perché guardate, amici, figlio Gabri sta iniziando a colorare la zucca. Vai. Bravo. Spalma bene il colore però, stendilo per bene, altrimenti poi resta tutto sulla zucca e si asciuga. Bravo. Posso provare una cosa? Che cosa? Vediamo un po'. Se noi bagniamo un po' il pennello e facciamo Bagniamo. così, guarda, guarda figlio Gabri, guarda che fai più in fretta. Sì. E viene più. Devi bagnare un po' e puoi prendere il Ok. colore. Aspetta, aspetta che te lo ridò su. Questo lo Cosa? facciamo
No, la zucca deve essere arancione, poi magari facciamo qualcosa di giallo per distinguerle. Ma questo voglio fare giallo. Vuoi farla gialla? Ma la Sì. zucca gialla? Sì, guarda. Dov'è la Si zucca può fare gialla? pure gialla. Sei sicura? Sì, guarda. Dove l'hai visto? Vero, allora possiamo fare così. Hai ragione. Allora facciamo così, visto che questa è quella grande grande, la faccio io. Dai, io. La vuoi fare tu? Sì, sì, Allora sì, sì, sì. tieni, aspetta. Le faccio Allora, tutte io. tutte tu? Sì, certo. Allora, fai come... Aspetta, 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 aspetta. Aspetta! È che se no viene sbavato, aspetta. Ci ha sbavato. Aspetta un attimino. Mi Mandarella l'altra raccomando, perché zucca. se questa vuoi farla gialla, non devi toccarla. Ok. Va Ok? bene. Questa. Oh, no, questa. Non devi Questa. toccare. Bravo, non devi toccare Questa. l'altra. Sì. Allora, guardate amici, sta prendendo forma. Vai. Allora, fai come ti ho fatto vedere. Io te la reggo così non ti sporchi. Bagna un po', non tutto, un po' il colore. Prendi il colore. Ok, e vai. Vediamo. Bravo, visto che ce n'è di più ora? Devi prendere il colore, se no non colori nulla. Bravo. No, no, basta, puoi farlo anche dopo un po', non sempre. Vediamo un po'. Vai. Amici, mi raccomando. Iscrivetevi al canale e lasciate tanti Bravissimo. E soprattutto andate a vedere i nostri video, è like. Sì, vero, è gli altri video vero. di Halloween dove abbiamo creato la zucca di origami, poi cosa abbiamo fatto più? Il teschio di origami, è vero? Mi è diventato giallo. Aspetta, vediamo. Ma secondo me questa zucca sarà Bellissimo. super bella! E poi, amici, se disegnate, posso provare ancora io? Perché? Così. Se disegnate anche voi delle zucche o le colorate, dove devono inviarcele i nostri amici? No, mamma vita, figlio Gabri! chiocciolagmail.com. Bravissimo, perché noi vogliamo vedere tutti i vostri lavoretti. Vero? Sì. Allora, facciamo così. Così inizia a prendere forma. Vediamo un po'. Visto che questa è quella più grande, ti aiuto io. Poi con le più No, piccoline non mi devi aiutare, non io te ne sono vuoi. bravissimo. Ma siccome piace farlo anche a me, lo facciamo insieme. Ok. Insieme è più Bello. bravo e ci si diverte di più. Ma profumo di tempera. Che Chissà poi come si illumina questa zucca. Ma profumo di tempera. anche a scuola hai fatto qualche Sì, lavoretto oggi? con la Cos'hai fatto? tempera. Cos'hai fatto? Racconta un Stavamo per fare un ombrello. po'. Un ombrello. Sì, un ombrello con dei piatti di plastica tagliati. Ah, e cosa vi servirà? Beh. Non lo Forse per sai? la pioggia. Sì. Ah, e lo state creando voi? Bello! Non so come facciamo a crearlo. Però è stato bello? No, non l'abbiamo ancora creato, dobbiamo finire. E invece di Halloween cosa avete fatto a scuola? Avete fatto qualcosa? Cosa Sì, avete abbiamo fatto? con i pezzi e la zucca stampata. Abbiamo I pezzi di incollato cosa? i pezzi di cosa? I pezzi di cosa? Ah, Di arancioni carta pezzi di e carta li abbiamo arancione. attaccati per fare Sì. una zucca tutta colorata. Ah, E poi abbiamo bello. colorato il pennarello con il pennarello come si chiama?
il gambo, cioè la foglia. Ah, la sì, la parte di sopra della zucca. Mamma, dopo guarda cosa c'è in alto, la foglia. Eh sì, in alto dobbiamo fare la foglia. Sì, verde. Dov'è? Ecco l'ultimo verde. Pezzo, guarda sì, un po'. L'ultimo pezzo. Bello. Quello è pure dentro. Mi sembra proprio spaventoso. È vero? Sì, adesso posso colorare. Aspetta, io. Aspetta che ti faccio questa parte qui e poi faccio continuare. Ok. A te. Ok. Questa parte è quando? Questa. Quale? Vediamo un po'. Adesso. Aspetta. Ce lo ordo subito. Qua. Meno male che c'è tanto colore arancione qui, altrimenti... Abbiamo quattro pezzi. Altrimenti non bastavano, vero? Infatti. Però dobbiamo fare pure il giallo. Va in giallo una però, quindi... Sì, va bene, può dai. Bastare. Vai. Fai tu. Allora, questo ora... Io. Guardate, amici, facciamolo per i nostri amici. Aspetta. Aspetta. Guardate un po'. Che bella! Vai, allora te lo metto così. Poi dove la mettiamo? E vediamo. Vai. Te l'ho bagnato già io il pennello, okay. Quindi vai, devi essere veloce come mamma. Vai. Bravo. Non andare qui però. Quella è la parte di dietro, va bene. Però se lo vuoi fare giallo... Vai. Ecco qua, ci siamo amici, guardate un po'. Oh, la prima zucca. Questo chi era, abbiamo detto? Papà? Papà Francesco, quello più grande. Ora però, visto che abbiamo ancora l'arancione, sì. Prima di sporcarlo di giallo il pennello, facciamo questa di su, okay? Sempre arancione, quindi vai, bagna il pennello e parti. Mi raccomando, non questa parte qui, perché questa dobbiamo farla verde. Aspetta, fai un po' così, vai. Va bene, prendi l'arancione. Sono proprio in cima. In cima. Vai. Inizia a dipingere, mi raccomando non sporcare la parte sotto, perché quella dobbiamo farla di gialla, colore gialla. Bravissima, prendi più colore, tanto ce n'è. Amici, vi piacciono queste tre zucche? Ah. Votate, vero? Sì, infatti. Ma come bravo figlio Gabri a dipingere, ma ti piace dipingere? Ho dipinto ieri. Anche oggi? Oggi. A scuola. Ma invece, diciamo un po' ai nostri amici, cosa stai imparando a scuola in questi giorni? Ho imparato tutte le vocali. Tutte le vocali? Sì. E quali sono le vocali che io non le conosco? Ah, oh! Ma sei bravissima! Un secondo l'ho detta. Aspetta un attimo. A, E, I, O, U. E quale ti piace di più? La. La. Che la prima era bellissima perché... E mi dici una parola che inizia con la lettera A? Ape. Bravo. È Aquila. Una parola... Bravo. Oppure? Annullare. Annullare, bravo. Oppure ancora, ci sono tante parole con la Sì, è una cosa che bevi sempre. Cos'è? Acqua. Bravo, l'acqua. Invece una parola con la lettera E, che è l'altra vocale. Anche posso dire pure un nome? Sì. Elena. Un nome, bravo. La mia maestra. Oppure cosa ti viene in mente con la lettera E? Tu devi trovare. Cosa ti viene in mente con la lettera E? E. E.
Elica? Sì. Invece una parola con la lettera I. Questa è difficile. Io? Bravo. Oppure? Io sono. No. Io sono. Cosa c'entra io sono? Io poi Con la I è difficile, eh? Non ce ne sono tantissime con la I, però avrai fatto qualche parola. I biscotti. No, no, i biscotti. Biscotti, i biscotti. Inter! Ma tu chi ha parlato? Chi ha parlato? Qualcuno che ti fa Inter non ce la faceva più a non dirlo, doveva dirlo per forza. Quindi? Inter. Bravo, ma chi te l'ha suggerito? Non lo so. Sarà stata la zucca a parlare? Ma secondo te queste zucche parlano? No. No. Secondo me sì, prova a chiedere qualcosa a queste Ciao. Zucche. Ciao. Mi risponde. Ciao, bella zucca. Niente. Non parlano allora queste zucche. E chi parla? Pensavo parlasse la zucca. Non parla nessuno. Prova a chiedere ancora qualcosa alla zucca, magari ti risponde. Ciao, ape. Ciao, ape. Prova a chiedere alla zucca. Tifi Inter. Tifi Inter. Sì. Chiedi, chi è il tuo calciatore preferito? Infatti, chi è il tuo calciatore preferito? Figlio Gabri. Eh? Cosa hai detto? Figlio Gabri. Figlio Gabri? Allora parla davvero questa zucca. Ci siamo amici, ci siamo. Ora figlio Gabri farà la zucca centrale di colore... Di colore? Giallo. Bravissimo, che è il tuo? Colore preferito. Bravissimo, il tuo colore preferito. Guarda un po'. Guarda un po'. Ma a voi piace dipingere, amici? A me sì. A te sì? Però oggi sei un po' stanco, vero? Sì. Ho già dipinto a scuola. Non è che possiamo dipingere tutto il giorno, è vero? Perché dobbiamo creare un ombrello. Un ombrello, poi mi dirai cosa servirà questo ombrello, però. Sì, per la pioggia. Per la pioggia, ma se siete in classe, che pioggia? No, quando lo porteremo quando c'è la pioggia. Ah, ma quindi ognuno di voi sta facendo un ombrello? Sì. Ah. Io l'ho fatto verde come il mio amico Roberto. Mm-hmm. Lo sto facendo verde, abbiamo fatto su Nala. Ah. Adesso dobbiamo fare gli altri. Con piatti tagliati. Bianchi. Con piatti tagliati. Bianchi e di plastica. Tanto. Ma sono brave queste maestre. Sì. Ti piacciono? Sì. Allora, abbiamo quasi completato la seconda zucca. E ora toccherà figlio Gabri a fare la terza gialla. Abbiamo anche scoperto che questa zucca parla. E abbiamo fatto la zucca numero 1 e la zucca numero 3. Ma che belle queste zucche! Ora figlio Gabri farà quella. Questa qui di colore giallo. Vai, allora. Sì, amici, gialla, spieghiamo perché è gialla questa zucca. Perché sull'immagine qui, guardate un po', sull'immagine c'è una zucca gialla al centro e poi le altre due arancioni. Quindi vai, mi raccomando, non andare sugli altri zucche. Ok, bravissimo. Ma secondo me sarà bellissima. Poi dobbiamo vedere se si illumina questa zucca. Se non si illumina. Vediamo se si illumina. Chissà
come sarà bella alla fine. Poi ci manca, ma invece con il blu, no, è un viola. Con il viola cosa dovevamo fare? Niente. Oh. Niente, se volevi fare una zucca, cioè così. Una zucca viola? Sì. Una zucca verde. Vai, prendi più colore, tanto ce n'è. Tanto ce n'è tantissimo. Sì. Aspetta, aspetta. Zacchetti, zacchetti. Stendilo. Zacchetti. Aspetta, aspetta, che sennò viene tutta. Aspetta, facciamo così. Lo capi, devi fare bene queste parti qui, guarda. Quali? Queste. Hai esercita. Non fa niente. Non vale. Possiamo. No, rimediare? Rimediare. No, sì, non perché possiamo. Con l'arancione si può fare, con il giallo no. No, no, no. Perché qual è il colore più scuro? L'arancione? Oppure il giallo? L'arancione. Ecco, quindi il giallo lo puoi ricoprire con l'arancione? Il giallo no. Come no? Sì. E quindi? E cosa viene? Se tu sbagli con il giallo, non succede niente, perché possiamo ricoprirlo con l'arancione. Dammi da me. Fai la parte davanti, vai. Ok. Aspetta che te lo giro. No, aspetta. No, se no così ti viene male. Vai, metti così. Come? Vai. Ok. Vai. Bravo. Devi fare dall'alto verso il basso. Bravo. Bravissimo, amici, ma questa zucca, anzi queste zucche saranno... spaventosissime. Non andare di su, non andare di su, vai giù. Così. Bravo. Aspetta, aspetta che ti prendo. Ti prendo il colore io, vieni. Non prendere tanto tanto così. Vai, fai vicino la bocca. Bravo. E vicino agli occhi. Poi la parte interna la facciamo dopo. Fai l'ultimo passaggio qui, prendi un altro po' di colore, giallo, e poi passiamo all'ultimo pezzettino verde. Bravissimo, stendi, bravissimo. Ora, laviamo il pennello, aspetta. Okay. E facciamo il verde. E ci manca l'ultimo pezzettino, quello più bello. Okay. Apri il verde, ce la fai? Sì, mi sembra di sì, l'ho aperto pure il giallo. Aspetta che chiudo il giallo. Ok, grazie. Adesso apri il verde. Attento, bravissimo. Mettiti qui che può cadere. Vuoi farlo tu? Sì. Vai. Prendi e fai qui la parte di sopra, così poi proviamo ad illuminarla. Bello. Anzi, ad illuminarle queste zucche, sono tre. Wow! Ma che bella! Chiamo? Vai. Verde. Vai, quello lo puoi fare tutto. Anche se vai un po' fuori non succede niente. Bravissimo, facciamo verde, così si vede bene. Verde scuro. Figlio Gabri è concentrato, amici! Un po'. Vai. Oh. Lì, devi fare lì. Prendi un altro po' di verde, tanto ce n'è tanto. Okay. Prendini ancora. Bravissimo. Bravissimo. Mi sembra proprio uguale, eh? Lo sai? Aspetta, vieni che lo stendiamo, altrimenti restano lì. Le sbavature. Aspetta. Brava, sei bravissima. Anzi, sono brava io.
Tu sei più bravo di me. Facciamo così, guarda, così si vede di più. Io 15. Così si vede di più. Aspetta, aspetta. Non mettere le mani lì. Devo asciugare. è già asciugato. Sotto sì, il giallo Mettendo il mancio giallo. no. Allora, aspetta, che qui deve essere bello regolare. Questo manca. Questo è Aspetta, non muovere, non muovere, non muovere. materiale. Questo gesso. Gesso. Non ho fatto fare quel gesso. Non il gesso per scrivere. No, Esiste io proprio un così. materiale che si chiama gesso. Sì, io sono provata l'asilo. Sì. Sì. Con il Aspetta. gesso che si può fare le tazze. Bravo. I vasi. Tantissime cose. Io ho creato Bravissimo. la chiave. La chiave grande Ah, è vero, quello e la chiave dell'anno piccola, però si è scorso. rotta. Non fa niente. Eccoci qua. Aspetta che facciamo vedere i nostri amici. Tentano di mettere le mani sul giallo. Guardate un po'. Che paura. Ora cosa ci tocca fare? Cosa ci manca? Tira quella. No, devi togliere questa linguetta qui, guarda. Questa. Allora. Aspetta, spegniamo la luce. Spegniamo, spegniamo. No, la fungo io. Attento. E vediamo se si illumina. Spegni la luce anche l'altra. Vediamo un po'. Aspetta. Non si vede niente. Guardate amici, che zucche spaventose! Che paura! E tu